something wrong with sounds today that never really captured how I feel. And whatever happened to the sounds today, I think that they are lacking something real. Like them old school jams that kinda make you wanna dance. Lose yourself in music, feel so free. It's time to take your stand and turn things around. La buonasera da Arezzo, quello che state per vedere sono le immagini che vi arrivano appunto dalla città aretina con la 17ª edizione della mezza maratona città di Arezzo, valida anche come campionato italiano di mezza maratona Fidal Master. Con me accanto Fabio Sinatti della Unione Polisportiva Policiano, che da sempre organizzano questa manifestazione. Buonasera a tutti, ben trovati. Ovviamente una manifestazione che a noi ci inorgoglisce per quanto riguarda la presenza numerica e la qualità anche degli atleti presenti, quindi sarà senz'altro una edizione speciale questa della 17ª, al di là diciamo della cabala che potrebbe dare qualche perplessità, però diciamo gli auspici sono tutti buoni. Oggi domenica 11 di ottobre la partenza è prevista per le ore 10. Qui siamo Fabio Sinatti insieme ai cosiddetti top runner, quelli che di solito gli atleti africani fra Kenya, Uganda, Eritrea e poi anche Ruanda e Etiopia dovrebbero andare per la maggiore, ma attenzione, la partecipazione di oggi soprattutto sono i 1800 atleti provenienti da tutta Italia, con tante squadre che si sono venuti a dare appuntamento alla conquista delle maglie tricolore nelle varie categorie riservate a ogni iscritto e soprattutto nelle categorie riservate alle società. Fabio. Ecco, effettivamente questa presenza così massiccia è dovuta proprio a questo campionato italiano, nella quale anche la società aretina, la Polisportiva Policiano, tende a fare una diciamo degna figura. E qui vediamo lo stimolo che Fabio Fiaschi impone diciamo a tutti i partecipanti, ma al di là di questo, oltre 1800 gli atleti al via, ma ci sono poi anche la grande massa delle scolaresche che seguiranno questi diciamo podisti, però sicuramente il colpo d'occhio è impressionante. Traffico intenso in questo caso Arezzo per questa manifestazione podistica, abbiamo detto 1800 atleti al via. Il prossimo anno, tra parentesi, Arezzo tornerà anche il Giro d'Italia, abbiamo visto a maggio con una tappa che finirà qui. Intanto la partenza, dove siamo Fabio? Guardate signori che spettacolo. Ecco, qui siamo proprio all'inizio di via Giotto, una direttrice importante diciamo della città, la parte forse più larga anche per quanto riguarda la partenza, che altrimenti non potevamo fare come gli anni passati via Crispi, quindi l'abbiamo allontanata di quei 200 metri necessari per poter dare un po' di flusso facile anche ai podisti. Qui vediamo appunto la zona che poi sarà anche teatro dell'arrivo. Qui siamo nella zona che porta verso Piazza Guido Monaco, addirittura se lo notate il passaggio anche con l'inno nazionale, è un campionato italiano quindi l'inno ci stava anche bene. Certo, quindi senz'altro questo ha stimolato molti partecipanti, ma poi come ripeto è una festa globale che la città diciamo accoglie con trepidazione, se pensiamo anche a tutto l'indotto che ha portato anche all'interno della città, quindi il riempimento degli alberghi, dei ristoranti eccetera. Questo ci fa capire che probabilmente è giunto il momento maturo per poter fare degli eventi anche di un certo livello. Ovviamente 1800 persone al via è il record per questa gara, nata diciamo 17 anni fa. Sì, un po' per scherzo. Ma però è nata. E ricordiamo che poi anche qui vediamo la parte competitiva, la riconoscete dal pettorale, dai numeri che questi atleti qui c'hanno già nella parte diciamo così dei migliori, ma insieme a questi c'era anche una non competitiva molto importante per voi amici di Policiano e per Arezzo, la quarta mini run del Maratonina Città di Arezzo, il cuore in corsa, circa 3 km per tutti, adulti e bambini, perché non è solo competizione, non è solo migliori, ma abbiamo anche la possibilità di avere atleti che vengono a fare solidarietà. E per cosa, Fabio? Ecco, fra l'altro questa iniziativa che è venuta fuori in primis dalla mia scuola, l'ITIS Galilei di Arezzo, con la presenza anche della preside Emanuela Carotti, professoressa Emanuela Carotti, che ha sposato in un certo senso questo progetto per acquistare defibrillatori nelle scuole, visto che le difficoltà economiche
ci sono un po' in tutte le situazioni, anche la scuola non è che passa dei momenti facili, e allora la solidarietà da parte di tutti gli alunni che con la propria iscrizione in sostanza noi davamo in omaggio la maglietta di partecipazione, e loro il loro contributo entrava nelle casse della scuola per acquistare questi defibrillatori e ad altri progetti, diciamo, importanti per la scuola. Qui siamo invece sulle tre atlete al comando, abbiamo visto per un istante il gruppo dei migliori tre atlete e poi vedete subito dietro una quarta atleta, ovviamente tutte africane, due keniane e due ugandesi che andavano per la maggiore. Grandi nomi, Fabio, a questa edizione. Sì, diciamo che purtroppo quello che è mancato, come manca oramai spesso anche un po' in tutte le competizioni, è la presenza, diciamo, degli azzurri più titolati, anche perché probabilmente non ci sono proprio le condizioni tecniche per poter raggiungere certe volte certi risultati. E però devo dire che la presenza degli atleti del Kenya, che hanno fatto un po' diciamo persone da padroni, hanno subito preso in considerazione di fare dei tempi importanti, quindi già abbiamo visto anche nei vari passaggi del terzo, del quinto chilometro erano già interessanti, perché quando uno comincia a transitare a 8,40 nei 3.000, a scendere, diciamo, nei 5.000 intorno a 14 qualche cosa, vuol dire che diciamo ci sono dei presupposti per poter raggiungere certi risultati. Partenza alle ore 10, come avete visto prima nella grafica, temperatura intorno ai 13 gradi, 90% d'umidità, l'ideale per correre. Ecco, dico per fortuna, perché se doveva essere la giornata di ieri una pioggia insistente che ha ininterrottamente colpito la città di Arezzo e non solo, ovviamente avrebbe messo in difficoltà l'organizzazione della polisportiva Progiano, ma tutta la struttura, ma poi sicuramente la festa che invece doveva essere questa mattina, quindi la festa proprio di circa 3.000 partecipanti. Questo la dice lunga anche sulla sensibilità da parte delle famiglie. E ecco qui intanto vediamo uno dei protagonisti aretini, in questo caso qui Stefano Sinatti e Mattoni Angelo dietro, ma soprattutto Stefano Sinatti che prima di partire nella corsa era un volontario per fare certe cose. E poi qui abbiamo un'altra ex azzurra importante che ad Arezzo ha avuto dei risvolti significativi con Gloria Marconi, che è sicuramente sempre nel cuore degli aretini perché l'ha vista protagonista in molte occasioni della scalata del Castello, che poi sarà anche la migliore nel settore femminile per quanto riguarda i FIL, le FIDAL Master, quindi le ragazze che vanno per da 35 anni in poi. Vincerà lei il titolo nella categoria 45 anni, la ragazza di Sesto Fiorentino che vive ora a Lucca, che corre per la Calcestruzzi Corradini e il Celsio di Rubiera, una società che conosciamo benissimo, con la presenza anche di Stefano Baldini che è stato protagonista, addirittura è stato il primo che ha vinto proprio ad Arezzo la maratona città di Arezzo nel lontano 2001, proprio con il campionato italiano, mi ricordo, in quella circostanza veramente spettacolare, e che Baldini poi è stato un po' l'idolo, diciamo, aretino, anche per aver vinto diverse volte la scalata al Castello. Sono tante le mezze maratonine, le mezze maratone che si disputano nel nostro territorio, in Toscana, ma anche in giro per l'Italia, sono tantissime, quindi questa rientra ovviamente tra le migliori, e dopo 17 anni vi siete presi anche la FIDAL, vi ha riconosciuto il campionato italiano master. Ma a proposito di campionati, era presente anche il campionato valida, gara valida anche per il campionato italiano dei medici e gara valida per il campionato italiano dei consulenti del lavoro. Chi ringraziare infatti, in questi casi? Esatto, no, io devo ringraziare ovviamente l'Ordine dei Medici di Arezzo che si sono ormai affiancati alla nostra iniziativa da alcuni anni, e questo ci fa estremamente piacere perché significa che è diventato un punto di riferimento per molti medici, non soltanto locali ma anche da fuori, addirittura anche oggi, diciamo, i vincitori sono tutti extra retini, insomma, diciamo così. E poi i consulenti del lavoro che si sono affiancati alla nostra iniziativa dello scorso anno stanno riproponendo anche quest'anno, quindi ringrazio entrambi gli ordini perché sono quelli che poi a volte ci danno anche vitalità, quindi uno stimolo in più. È vero che quest'anno avevamo il campionato degli anni master che erano già di per sé impegnativi, però quando siamo in, come si dice, in ballo si può ballare anche con una danza in più.
Non l'abbiamo detto, ma lo diamo per scontato agli addetti ai lavori, magari chi ci segue in questo momento a livello televisivo, la mezza maratona è la classica distanza dei 21 km 0,97 metri, che non è altro la metà di una maratona. A proposito di maratone, tra un po', il 1° novembre, tornerà la maratona più importante al mondo, che è quella di New York, della Grande Mela, e alla fine di novembre, precisamente il 29, tornerà anche la maratona di Firenze, dove ci sono già 10.000 iscritti, la seconda maratona per numero di partecipanti in Italia. Qui torniamo sulle immagini, ancora il gruppo di testa, ne parleremo più avanti di quello che succederà tra i migliori. Ne approfittiamo ovviamente per ringraziare i vari sponsor istituzionali, dal comune di Arezzo ovviamente, la provincia di Arezzo, la regione Toscana e poi il CONI e la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Tra le aziende, chi ti senti di ringraziare come UP Polisciano? Ma direi qui ormai abbiamo degli affezionati collaboratori della Polisportiva di Polisciano, che sono anni che ci sostengono e sono sempre gli stessi, ahimè, perché non riusciamo poi a trovare altri supporti necessari, però questi, diciamo, bene o male riescono ancora a darci un supporto importante. Sono la TCA, sono la CBR, sono la Seco, la Novart, la Marila, quindi questi sono essenzialmente un po' gli sponsor, diciamo, principali, però non dobbiamo, diciamo, dimenticare anche la IVV, che ha messo a disposizione dei premi bellissimi nella finale, poi la Cima, la Tesi, la, diciamo, Pastificio Fabianelli, insomma ce ne sono tanti tanti che, diciamo, ci danno una mano, ma diciamo a ognuno di loro va il nostro rispetto, perché effettivamente se non avessimo la loro presenza non riusciremmo a fare la manifestazione. Era un campionato italiano, e quando c'è un campionato italiano, Fabio, è sempre un'occasione speciale. Quest'anno avete fatto, grazie a uno dei vostri iscritti, Renato Floris, l'architetto, avete fatto anche una bella medaglia, e i partecipanti alla fine l'hanno ricevuta tutti, ovviamente chi tagliava il traguardo, e c'è stata veramente contentezza. Ecco, io devo dire, proprio a proposito di questa medaglia, era una medaglia intanto che vediamo il primo passaggio all'ottavo chilometro, indicativo 8 chilometri e mezzo, quasi 9. Diciamo che la medaglia ideata da Renato Floris, l'architetto, è stata poi realizzata in maniera, diciamo, eccezionale dalla ditta 3M con Marco Dallavo, Gino, che è anche un atleta. Quindi sono due atleti nostri, uno addirittura correva anche oggi la mezza maratona e ha avuto la soddisfazione proprio di avere questo apprezzamento dagli atleti, perché vedere una medaglia di quelle caratteristiche, diciamo, non capita così di frequente. Quindi un grazie lo devo proprio di cuore a questi due personaggi che hanno dato l'immagine giusta della maratona città di Arezzo, quindi con la medaglia, con l'immagine anche della chimera, una chimera speciale che abbiamo riportato poi nelle magliette tricolori per quanto riguardava proprio il campionato tricolore e sulle felpe. Avete visto qualche istante fa le immagini con la telecamera fissa, qui torniamo sulla telecamera mobile, ringraziamo ovviamente Cast Television che ha messo su tutta queste immagini con la regia di Roberto Bulgarelli, e alla Moto 1 Ettore Cravedi, poi alla Moto 2 Giovanni Adorni e poi alla camera fissa Pierluigi Ferretti. Quindi ringraziamo, eccoci nuovamente con la telecamera fissa. Qui siamo al passaggio, Fabio, delle donne all'ottavo chilometro, all'incirca, è appunto la grafica, ce la far vedere grazie al nostro regista Roberto, e questo è guardate che scenario, guardate soprattutto le tante persone al di là delle transenne, malgrado ieri la giornata sicuramente, certo, non incentivava, certo, certo, oggi a essere qui presenti, ma Arezzo, quando si tratta di correre, quando si tratta di fare grandissime manifestazioni, la città di Arezzo risponde. Risponde, sì. No, qualche questo... un altro un po' meno, però la città, sì, di Arezzo, sì, risponde. Sì, sì, sì. No, no, io devo dire veramente che le persone comuni hanno apprezzato questo nostro sforzo che abbiamo sostenuto, sapendo che veniamo dalla campagna, come si suol dire, e siamo andati nella città in maniera dirompente, cioè portando un evento che supera, diciamo, un po' le potenzialità che noi abbiamo, perché, come ripeto, noi siamo una frazione di 1.000 abitanti, e entrare di prepotenza, fra virgolette ovviamente, all'interno della città è un prestigio da parte nostra, e abbiamo visto però che la città ha risposto sotto questi aspetti qui. Quindi da un punto di vista dello spettacolo, dell'incitamento e del sostegno, perché io ho sentito tantissime tantissime persone che non conoscevo, persone, dice, è un grandissimo spettacolo, cioè questa è la sensazione che è uscita fuori, una cosa che bisognerebbe fare più spesso, dice, ad Arezzo, e questo a volte ci aiuta a continuare nonostante le difficoltà che invece troviamo costantemente, sistematicamente, tutti i giorni, quando andiamo invece a formalizzare una cosa diciamo di questo livello qui. Quindi purtroppo le porte non sono mai tutte aperte come sembra che siano.
E a proposito di statistiche o numeri, noi continuiamo a vedere qui la testa della corsa femminile, ne approfittiamo per fare una cosa magari che può sembrare banale, vediamo di già le classifiche delle società del campionato Fidal Master per farvi proprio capire società che erano da tutta Italia. Pensate, nel settore maschile ha vinto la Cambiaso Risso Running Team di Genova con X punti, davanti all'Atletica Casoni Nocete di Parma, l'Avis Castel San Pietro di Bologna e poi la Runner Chieti, la quarta società, poi Polisciano, gli amici della Trisport di Grosseto, la Galla Pontedera e Catanzaro, via via tutti gli altri. Le prime quattro sono di quattro regioni diverse, quindi già questo ci fa capire al maschile che avete avuto grandissima partecipazione. Ma io devo dire che quando ho visto le prescrizioni giungere a destinazione con la Dream Run, che poi ha realizzato un po' tutto il sistema diciamo informatico delle classifiche, abbiamo visto una cosa impressionante, cioè vedere iscrizioni di 60, 70 iscritti, 50, cioè non è che venivano su ad Arezzo o giù ad Arezzo con 3-4 atleti, venivano proprio a gruppi completi, quindi pullman interi, situazioni che hanno veramente a volte fatto estremamente anche piacere vedere così tanta partecipazione. Proviamo a ricordare che questa gara è stata vinta anche da un certo Stefano Baldini, che non ha certo bisogno di presentazione. Che anno era? Era nel 2001, fra l'altro questo anno fu un anno particolare perché ci furono, vi ricordate nel 2001, proprio diciamo la tragedia delle Torri Gemelle, e quindi corremmo addirittura con il lutto sul petto, tutti i concorrenti. E lì fu Stefano Baldini che fece una gara strepitosa, mi ricordo, davanti a Kipruto, che l'aveva battuto 3 mesi prima alla scalata al Castello. Quindi fu una specie di rivalsa nei confronti di questo keniano che l'aveva battuto in un'altra circostanza. E poi, come dicevo prima, Stefano Baldini è diventato un po' il nostro idolo aretino, quello che ha vinto più volte la scalata al Castello e che ha portato proprio in occasione dei periodi pari, quindi campionati europei, campionati del mondo e olimpiadi, a vincere questi titoli. E ricordiamo che Stefano Baldini ha anche ricevuto le chiavi della città qualche annetto fa. A proposito di classifiche, andiamo anche alla classifica femminile per dimostrare ancora la partecipazione da tutta Italia. In questo caso la classifica femminile a squadre, sempre Fidal Master, è stata vinta dall'Atletica Aviano, che siamo a Pordenone, secondo posto per la Galla Pontedera, siamo a Pisa. L'Atletica Casone Noceto è stata la terza società, siamo nella provincia di Parma. E poi l'Atletica 85 di Faenza, al quinto posto il Runners Club di Milano. Anche qui ci fa capire provenienti da tutta Italia. Questo anche per capire che la diffusione, diciamo, di questo sport, di questa disciplina non è più soltanto maschile ma è anche femminile, e oggi l'hanno dimostrato proprio le presenze importanti anche del settore femminile, addirittura poi alcune delle quali sono giunte anche benissimo da un punto di vista tecnico nella testa della corsa, insomma. Chi si pone in questo momento davanti al televisore e vede queste immagini, state assistendo alla sintesi della maratonina Città di Arezzo, andata in scena domenica 11 di ottobre per le vie della città aretina con il campionato italiano di mezza maratona Fidal Master, 1800 atleti che hanno preso il via. Qui siamo sulla testa delle donne e con Fabio Sinatti ti chiedo a che punto siamo più o meno. Qui siamo con la testa degli uomini. Esatto, qui siamo intorno al 13°-14° chilometro e devo dire questi ristori che abbiamo fatto nella zona della Marchionna, come si dice, anzi qui addirittura siamo andati ancora più avanti. E dobbiamo dire che, ecco, devo anche ringraziare proprio i volontari della Polisportiva Polisciano con gli alunni della scuola anche, che si sono resi disponibili per dare una mano a collaborare, perché non è, purtroppo una gara in questa maniera non la facciamo con 30-40 persone, ma ce ne vogliono tante di più. A proposito di collaborazione, il Dream Runners di Perugia erano gli amici che stavano al controllo dei cosiddetti chip, delle tecnologie che si usa per pettorale, in modo da sia in partenza nei vari passaggi all'arrivo per controllare in tempo reale, una sorta di chip elettronico, anzi è un chip elettronico che controlla ogni movimento, ogni passaggio. Addirittura quest'anno ne hanno disposti due, uno dietro il pettorale e l'altro sulla caviglia, sulla scarpa, quindi questo ci fa capire anche dietro la loro presenza che volevano fare una bella cosa, quindi hanno cercato di dare il meglio di se stessi anche da un punto di vista informatico e di rilevazione dei tempi in maniera efficiente.
Pettorale numero 2 è Maio Rogers, che ci prova in qualche modo a staccare gli altri. Numero allora 13. Pensa che questo atleta è venuto dal Kenya direttamente proprio ieri pomeriggio. Sono arrivati ad Arezzo all'1:20, infreddoliti, quando l'abbiamo accolti alla stazione ferroviaria. Ha trovato la prima giornata di autunno. Sì, in bravo, Italia, quindi erano abituati a stare giù, sono venuti con una giacchettina proprio primaverile, si sono trovati qui con un freddo e la pioggia, e quindi però con un sorriso impressionante, ecco, c'è, cioè anche oggi quando sono andati via abbiamo visto veramente del sorriso, quindi delle persone veramente che accettano e apprezzano quello che gli viene fornito. E questo sicuramente è una bellissima cosa, è fatto bene a ricordarla, e quindi questo sia giusto. Dicevamo prima delle collaborazioni, tanti sul volontari, Dream Runners, abbiamo detto i CIP, i giudici della FIDAL sempre presenti e disponibili, come i vigili del comune di Arezzo, che sono stati molto bravi a gestire il traffico. Sì, devo dire tutti che anche questo, anche il discorso della presenza della Polizia Municipale, che dietro il suggerimento anche di Marco Bigliazzi, che ha un po' preso in mano la situazione, ha cercato ovviamente di venire incontro alle nostre caratteristiche e al tempo stesso anche le esigenze degli automobilisti, quindi ha cercato di fare un po' una sintesi anche in questo senso qui, sperando che non abbia creato disagi. Ma almeno l'ultima domanda che ho fatto proprio a un vigile prima di completare e chiudere tutto i battenti, ho detto: com'è andata? Ma dice: ho sentito che non ci sono state problematiche, quindi questo già ci fa capire che è filato tutto liscio, e quando alla fine arrivi che nessuno si è fatto male, si è sentito male e che non ci sono stati intoppi, significa che la cosa è perfetta. Il giorno precedente, poi il sabato della gara, c'è stato fatto anche un convegno, ricordiamolo anche quello, con Luca Speciani, che era qui presente a Arezzo. Certo, era un convegno basato essenzialmente sull'alimentazione dell'atleta, e quindi fra l'altro in una sede storica come l'ambiente del quartiere di Porta Santo Spirito, che ci ha messo a disposizione la propria struttura. Fra l'altro molti che venivano ad accogliere i pettorali hanno ovviamente approfittato di fare delle immagini, delle riprese, delle fotografie su una struttura che è altamente storica. E qui ci prova, in questo punto ci prova anche il pettorale numero 10, Paolo Cicciumba Sugut, che prova a staccarsi della Libertas Orvieto. Ne approfittiamo per ricordare anche i vincitori, abbiamo ricordati prima, dei medici. È stato Antonello Barretta, che è risultato il primo, 1:11 per lui, quindi un signor tempo, davanti a Francesco Cerrino, mentre fra le donne medico Paola Di Tillo, e poi la vostra portacolore, Lucia Boncompagni, è stata la prima. Esatto, che ha vinto, sì. Quindi brava Lucia, che... E qui siamo quasi alla fine della corsa, addirittura vedete qui siamo nel centro storico, giusto? Quasi. Siamo agli ultimi 800 metri, 500 metri, e qui fra l'altro l'atleta keniano, che questo giovanissimo atleta, ventenne, Maio Rogers, che era quello che è arrivato ieri, fra l'altro molto sorridente, vedete anche la faccia, l'espressione mimica. Spavaldo subito la prima gara, La prima gara, e ha dato battaglia qui agli ultimi. Sta gli per hanno entrare... detto corri più forte possibile. Bravo. Fra le altre cose, qui sembrava che ormai avesse quasi sicurezza di poter vincere la competizione. Qui siamo invece, agli ultimi 300 metri, però l'esperienza probabilmente di Sugut ha prevalso nei concorrenti. Ecco, qui proprio siamo all'entrata di via Crispi, quindi gli ultimi 300 metri, ancora sembra che abbia la forza di andare a vincere questa competizione, ma mai dire mai anche nello sport, l'abbiamo visto anche in altre circostanze proprio della malatina città di Arezzo. Finché non si taglia il traguardo. Bravo, addirittura abbiamo visto proprio a campionati del mondo in cui uno ha perso la medaglia per aver alzato le braccia. E qui vediamo eccolo qua, ottime queste immagini, ringraziamo Cast Television, è stato perfetto, ci fanno veramente capire che l'atleta col pettorale numero 10 Sugut se ne va, l'altro in qualche modo rimane forse un po' piantato e nello stesso tempo impaurito, o meglio ci ha provato. Attenzione, qui stanno andando a 20-22 all'ora, facile dirlo, bravo, da sedere, bravo, a guardare, ma poi essere lì, chi fa lo sport sa cosa significa questo. Qui vediamo proprio la mimica proprio facciale, che si fa capire che è impressionante. Qui vediamo l'arrivo, un arrivo veramente importante. Eccolo qua, e qui cerca di rintuzzare, e anche guarda, arrivano proprio, è già contento pur arrivando secondo, sì, un'ora sì. 1:55, un'ora 1:55 secondi per il primo, un'ora 1:56, un secondo fra i due, gran tempo, perché se si scende sotto un'ora e due in Italia pochissime sono le maratonine che possono vantare questa cosa. Quando cominciamo a vedere questi risultati sicuramente ti può far
pensare che si sta raggiungendo un livello medio alto anche della competizione, perché quando io vado a vedere 1:55, 1:56, 1 ora 2:11, 1 ora 2:12, 1 ora 2:57, io sfido molte maratonine, diciamo, in giro per l'Italia, quanto riescono a fare i tempi di questo livello qui. E considerando che per qualcuno, dice, un tratto è abbastanza impegnativo, quindi è un percorso un pochino duro nella parte che quest'anno abbiamo fatto soltanto una volta, quindi e qualcuno dice bisogna eliminare anche quell'altro tratto lì, ma non possiamo eliminare tutto. La città è questa, cioè, sì, bravo. Non è che la possiamo spianare tutta, no? A proposito di conteggi e non conteggi, magari il prossimo anno queste statistiche le facciamo fare dai nostri amici dei consulenti del lavoro, che era il campionato italiano. A proposito di campionati italiani, l'amico di Abbadia San Salvatore in provincia di Siena, Alberto Di Petrillo, è stato il migliore, e Elisa Boldrini fra le ragazze dell'Atletica Umbertide è stata la migliore. Quindi anche in questo caso complimenti ai nostri due commercialisti o consulenti del lavoro, chiamateli un po' come vi pare, certo, che sono risultati migliori. E qui intanto vediamo la testa della corsa con al femminile, l'atleta keniana della la Chebitok Ruth, che fra l'altro è un atleta che sta correndo molto bene ultimamente, ha ottenuto risultati importanti un po' da tutte le parti. Qui siamo ancora nelle retrovie, quindi in una parte un pochino più distante dalla città di Arezzo, però diciamo che hanno fatto una ottima prestazione, perché poi i tempi che sono stati realizzati, anche questi, sono discreti. E qui la Riconu Lunga, purtroppo per la Polisportiva Prociano è stato un impegno economico maggiore quello di aver avuto risultati un pochino più importanti. Però avete le spalle larghe, non avete problemi. A proposito di Fidal, come non ringraziare i responsabili dei Master, Gerardo Vaiani Lisi, che proprio nella zona aretina ha iniziato la sua carriera ed è il presidente della Fidal Master, settore ovviamente della Fidal. Sicuramente Vaiani Lisi Gerardo è uno che, quando proposero Arezzo come sede istituzionale, diciamo, della Maratona Città d'Arezzo, come eventualmente l'anno prossimo i campionati italiani master di atletica leggera, sapeva di darlo per una manifestazione, per un'organizzazione che poteva essere all'altezza della cosa. E mi piace rimarcare anche la presenza proprio di Gerardo, perché siamo stati anche ottimi amici anche in età, diciamo, ancora più giovanile, in cui lui gareggiava, ma ha dato l'impronta anche ad Arezzo di cosa significa correre, e correre sotto la pioggia, sotto tempo cattivo. Una volta correvamo una volta alla settimana, due volte alla settimana. Lui era insieme a suo fratello Vaiani Lisi Mario, che è stato anche nazionale 3000 siepi. Lui correva tutti i giorni, o neve, acqua, vento, lui era al campo scuola. E quello è stato lui che poi mi ha portato all'atletica. La ragazza in qualche modo sfrutta i maschietti, ma poi se ne va, ed eccola qua anche per lei negli ultimi 200 metri dell'arrivo, qui ancora meno. Il grande spettacolo, diciamo, anche del pubblico, direi che a questo punto qui ci fa anche proprio orgogliere di quello che è venuto fuori. Spariscano fatiche, serate, che si dorme due ore o qualcosa di simile, preoccupazioni varie, lì quell'incrocio sarà coperto, non sarà coperto, ed ecco lei che arriva. 1:12:57, che sicuramente è una dei migliori risultati, diciamo, che abbiamo ottenuto per la mezza maratona. Perché mi sembra che ce ne sono soltanto due o tre atleti. Poi Musa Kinghi, Claudette, 1:13:53, e poi tra un po' vedremo arrivare anche le altre via via. E laggiù invece vediamo la prima azzurra, eccola qua, è Giorgia Morano col pettorale 1774, 1:17:44 per lei. Anche soddisfatta anche lei della prestazione, nonostante tutto, del Custorino, è venuta anche ieri lontano, insomma, comunque. E qui siamo già nella zona delle premiazioni, questi sono gli assoluti. Per chiudere, Fabio, velocemente, ringraziamenti l'abbiamo fatto, infatti un traffico intenso con 1800 podisti, ne valeva la pena? L'importante è che l'abbiamo superata, diciamo così, fra virgolette, in maniera discreta, dignitosa. Abbiamo avuto apprezzamenti un po' da tutte le parti, anche da parte degli atleti stessi, che sono quelli, i fruitori principali. Quindi quando gli atleti dicono che è andata bene, è già un punto a nostro favore. E qui vediamo ancora la premiazione delle fanciulle, come vedete le prime quattro sono africane, la quinta appunto la nostra azzurra Giorgia Morano, che è del Custorino, bravissima, poi Gloria Marconi e tante altre. E qui vediamo, siamo al tra un po' qualche secondo, qualche intervista. E qua vi chiedo, dovete fare. Abbiamo da poco premiato le prime due squadre classificate a livello maschile di questo campionato italiano Master.
ancora una volta le protagoniste sono sempre la squadra genovese della Cambiasso Risso, che ha il suo terzo, quarto titolo. Quanti sono esattamente? Sono tre titoli. Quello di oggi è il terzo consecutivo. È il terzo titolo, noi partecipiamo al nono titolo per la verità, perché abbiamo fatto il cross, poi 10.000 e la mezza. E questo è il trittico che completa appunto le tre gare del 2015. È andato tutto bene, perfetto. Sentiamo invece il Casone Innocento, che tra l'altro reduce da quel titolo italiano assoluto dei campioni, dei big, però si fa onore anche a livello amatoriale. Sì, buongiorno a tutti. Noi è il terzo anno che siamo campioni d'Italia assoluti, però anche nel settore master, con l'aiuto anche di qualche assoluto, è chiaro, stiamo crescendo, stiamo cercando di contrastare la Cambiasso, che è, insomma, è una corazzata fortissima, ma stiamo arrivando anche noi, perciò insomma stiamo cercando di fare il possibile, speriamo il prossimo anno di, non so, magari di fare quel salto di qualità, di poter festeggiare il primo scudetto anche a livello master. Bene, io dico, chiudendo, che il livello master il prossimo anno sarà a Parma in settembre, quindi lo giocheranno quasi in casa, quindi vedetevela un po' voi, ma la Liguria è lì vicino. Campionato italiano master al femminile. La squadra campione d'Italia 2015 è l'Atletica Aviano, la seconda la Galla Pontedera, la terza il Chiesone Noceto, e qui al fianco a me tutte le rappresentanti delle squadre femminili. Sono sei, ma noi accomuniamo tutte le donne che hanno gareggiato oggi e le squadre che oggi hanno partecipato. Grazie a tutti, sulle mani, un bel saluto, evviva! Arezzo, città aretina. Uno spettacolo di folla questa mattina per questa 17ª edizione della Maturità di Arezzo, campionato italiano master. È concluso tutto da pochi minuti. Sentiamo qui con noi lo responsabile dell'organizzazione dell'UP Policiano, Fabio Sinatti, che ha coinvolto la città, ha coinvolto i familiari, ha coinvolto di tutto. Allora Fabio, come è andata oggi alla luce dei risultati tecnici e di questo campionato italiano master? Ma direi che è stato un grande spettacolo, come molti hanno potuto vedere direttamente. Le difficoltà ovviamente sono state tantissime prima, durante e dopo, però alla fine diciamo il risultato è venuto bene, è venuto. Da un punto di vista tecnico penso che è stato il massimo anche sotto questo aspetto qui, sia a livello maschile che a livello femminile. I tempi sono stati ottimi, il nuovo percorso sembra che sia diciamo adeguato anche alle caratteristiche e alle esigenze diciamo degli atleti stessi, pertanto Arezzo diciamo si colloca direi fra le manifestazioni di mezza maratona più importanti d'Italia. Oggi poi ovviamente la presenza anche dei campionati di Masters ha fatto diciamo poi la chicca sulla torta, e quindi è chiaro che ci ha permesso ovviamente di raggiungere un risultato anche importante da un punto di vista diciamo della visibilità. Ma direi che il ringraziamento principale vadano a tutti i volontari della Polisportiva Policiano che si sono veramente prodigati nei giorni precedenti e questa mattina stessa. E poi questo qui è stato uno spettacolo di folla, quindi vedere tanti bambini, tante scuole, tanti amatori e perché no, anche tanti diciamo curiosi che hanno visto nella maratona città d'Arezzo un qualche cosa di diverso che solitamente anche nella nostra città non si vede. Bene, direi che questo è tutto, il resoconto ai gentili telespettatori, un grazie per la cortese attenzione da Michele Mariscalchi, arrivederci ai prossimi appuntamenti con le corse e con l'atletica leggera. E da noi a questo punto, da Arezzo è tutto, risaluto ancora Fabio Sinatti, vi faccio personalmente i complimenti per aver messo su anche quest'anno una bella gara. Grazie a voi e ovviamente un appuntamento alle prossime eventuali edizioni. Quindi è tutto, ringraziamo Cast Television con noi, in regia Roberto, alle telecamere Ettore, Giovanni e Perluigi, è tutto, rimanete sui nostri canali e ovviamente ancora per le prossime maratonine, le prossime gare, appuntamento ai prossimi anni, ciao!